Salve a tutti, bentrovati. Allora, carissimi amici, in questo nuovo video ho il piacere di mostrarvi come rivestire un muro con il porfido. Quello che vi mostrerò sarà veramente molto interessante perché non userò un solo tipo di pietra, ma ne userò 5. Quindi vi consiglio di seguirmi fino alla fine che ne rimarrete veramente molto soddisfatti. Allora, carissimi amici, in queste poche foto che vi sto illustrando già potete farvi un'idea del lavoro che vorrei mostrarvi. Non vi spaventate se non siete molto capaci con i lavori edili, perché in questo tutorial vi spiegherò tutto passo passo, portandovi letteralmente con la mano fino alla fine di quello che vorrete realizzare. Se farete esattamente come vi mostro in questo video, vi assicuro che realizzerete un ottimo servizio e farete anche una gran bella figura con amici e parenti. Buona visione a tutti. Bene, signori, allora questa è la parete sulla quale farò la mia dimostrazione. La prima cosa che farò è delineare la zona di lavoro nella quale appunto dovrò effettuare il lavoro applicando un filo di lenza. Poiché non possiamo incollare le pietre direttamente sulla parete pitturata, perché con il tempo potrebbe staccarsi tutto, allora spiccono il muro con una martellina per favorire l'ancoraggio di tutto ciò che andrò a posarci sopra. Logicamente è sufficiente fare solo delle piccole incisioni, non è il caso di martellare pesantemente. Una volta spicconato, ora vado a lavare la parete con acqua abbondante per eliminare la polvere e con una spatola vado a raschiare la parete per rimuovere eventuali parti di vecchie pitture che vogliono cadere. Se sulla parete sono presenti grossi buchi come questi, beh, allora dobbiamo otturarli usando della malta premiscelata che serve per fare intonaco. Eccola qua, è questa che sto usando adesso, che poi sarebbe la stessa che userò per incollare le pietre. Più avanti vi spiegherò meglio cosa acquistare. Ok ragazzi, ora procuratevi un rotolo di rete a fibra di vetro come questo. Un rotolo di 50 metri lo pagherete soltanto 25 euro. Per comodità vi consiglio di tagliare già i pezzi a misura. Adesso prendiamo una cardarella e dentro ci prepariamo una bella quantità di adesivo di quello che viene utilizzato normalmente per incollare le piastrelle. Eccolo qua. Una sacca da 20 kg di questa colla costa più o meno 7 euro. Usate un trapano miscelatore per preparare la colla. Fate attenzione che la consistenza della colla deve essere morbida, ma non troppo fluida, più o meno simile come la pasta di un dentifrice. La parete sulla quale dobbiamo lavorare non deve essere mai asciutta, per cui bagniamo la superficie prima di procedere. Ricordatevi questo dettaglio che è molto importante. Ora con un dito sporco di adesivo che ho preparato vado a segnarmi l'area sulla quale lo devo stendere.
applicherò uno spessore di circa 3 o 4 mm. Una volta rasata la parete, andiamo ad appoggiarci la rete sopra e poi, sempre con la spatola americana, andiamo a schiacciarla per stenderla e farla inglobare e annegare nell'adesivo. Bene, continuiamo sempre così fin quando non finiremo la parete sulla quale dobbiamo lavorare, ripetendo logicamente sempre la stessa procedura. Lo scopo di fare questa preparazione che vi sto mostrando è quello di rafforzare e consolidare le pareti in modo da far incollare meglio il profilo e di rendere il nostro lavoro molto più durevole nel tempo. Dopo aver messo la rete sulla parete, eventualmente se occorre, applichiamo subito altro adesivo sopra, come sto facendo adesso, in modo da coprirla interamente di colla. Mi raccomando, bagnate sempre perché non dovete mai lavorare sulla parete asciutta. Carissimi amici appassionati del fai da te, volevo dirvi di non preoccuparvi molto se non fate un'ottima rasatura. Questo non è un problema in quanto sopra ci dobbiamo incollare le pietre. Appena si sarà asciugata la colla, possiamo completare la preparazione delle pareti facendo anche la seconda mano. Infatti, guardate, dopo 24 ore si è asciugato tutto. Logicamente, prima di iniziare da capo, dobbiamo bagnare di nuovo la parete. Dopo aver applicato la seconda mano di adesivo per le piastrelle, ora dobbiamo passare una spatola dentata. Eccola qua, come questa. Di solito questa spatola viene usata nel campo della falegnameria per stendere il Bostik per il legno. Come alternativa potete utilizzare anche quest'altra spatola. Ha i denti un pochettino più grossi e viene usata normalmente dai piastrellisti per posare le piastrelle. Io comunque vi consiglio di utilizzare la prima che vi ho mostrato. Ha i denti piccoli e quindi lascia poco prodotto sulla parete. Il costo è di soltanto 4 euro. Alla destra del vostro schermo vi ho messo anche due foto per farvi capire meglio il tipo di spatola che sto utilizzando. Lo scopo del passaggio di questa spatola è quello di creare una superficie abbastanza rigata sulla parete, tale da favorire una maggiore adesione delle pietre quando le andremo ad incollare sul muro. Le strisce che sto facendo le possiamo fare in qualsiasi direzione ed anche in modo disordinato. Non c'è una regola. L'importante è che le facciamo su tutta la superficie sulla quale abbiamo messo la seconda mano di collante. Bene signori, finalmente è venuto il momento di incollare le pietre. In questo tutorial vi mostrerò come posarne 5 tipi. Per risparmiare qualche euro ho preferito andare a prendere le pietre direttamente con la mia auto dal fornitore, ma se volete farvele consegnare fino a casa, allora qua a Napoli dovete spendere soltanto 50 euro e il camion verrà direttamente a casa vostra a consegnarvele. Dunque, queste sono le pietre,
Come già vi ho detto prima, utilizzerò 5 tipi di pietre differenti. Vi assicuro che farò un bellissimo lavoro. Allora, incominciamo con la descrizione. Questa è la pietra di Trani, viene detta anche scorza di Trani. Il costo è di 10 euro al metro quadrato. Poi c'è quest'altra pietra, se guardate ha gli spigoli arrotondati in quanto ha subito un processo di lavorazione meccanica. Guardate la differenza tra questa che ha gli spigoli netti e l'altra invece sono arrotondati. Il costo di quest'ultima è di 20 euro al metro quadrato. Poi abbiamo questo listello di mattoncino russo. Uno costa 23 centesimi ed è diverso da quest'altro che ha gli spigoli arrotondati in quanto è di marmo. Guardate la differenza tra i due. Quello di marmo mi è costato 30 euro al metro quadrato. Infine ci sono i ciottoli, eccoli. Un sacco di questi da 25 kg costa soltanto 8 euro. Poi se volete potete mettere anche qualcuna di questo tipo. Eccole qua. Normalmente vengono usate dai giardinieri per abbellire le piante. Il prezzo di una singola pietra è di 1 euro. Di queste ovviamente ne metteremo qualcuna soltanto ogni tanto. Ora vi faccio una dimostrazione di come posare un solo tipo di pietra. Per questo scopo utilizzerò la scorza di Trani. Vi consiglio di incollarla a muro lasciando che si veda la faccia più irregolare della pietra, ossia quella più rovinata, in quanto è più bella da vedersi. Per esempio, guardate questa, ha una faccia liscia e l'altra invece è molto irregolare. Beh, noi la metteremo con la faccia liscia attaccata al muro. Ok, detto questo, ora passiamo alla dimostrazione, simulando la posa su questo piano di cartongesso. Un altro consiglio che vorrei darvi è di rimanere uno spazio di circa due dita tra una pietra e un'altra, come evidenziato dalla freccia gialla che vi ho messo. Ovviamente questa è una cosa soggettiva, poi ognuno logicamente può fare un po' come gli pare. Mi scuso se mi ripeto, ma abbiate cura di posarle sulla parete in modo che la faccia più regolare delle pietre sia sempre visibile. Come avete visto, la simulazione che ho fatto posando solo la scorza di Trani è molto bella. Ma se a questa aggiungiamo altri tipi di pietre, allora il risultato sarà davvero fantastico. Bene signori, ora vi farò un'altra simulazione, ma questa volta userò i 5 tipi di pietre che vi ho mostrato prima. Non preoccupatevi se alcune di queste costano tanto, perché la maggior parte che useremo sarà la scorza di Trani, o pietra di Trani, insomma, come la volete chiamare, useremo solo questa. Le altre invece che costano molto di più ne useremo pochissime perché servono solo per abbellire ogni tanto qualche metro quadrato. La dimostrazione è stata fatta, ovviamente la posa e la composizione è molto personale. Io ho voluto mostrarvi solo un esempio, logicamente ognuno può fare un pochettino come vuole.
Prima di iniziare vi consiglio di acquistare una pistola d'acqua da giardino come questa Ecoa, che serve per lavare le pietre. L'ho pagata 3,50 € ed è ottima perché abbiamo la possibilità di avere tanti tipi di getti di acqua differenti. Ok ragazzi, ora è il momento di preparare la malta per incollare le pietre. Per questo scopo procuratevi un vecchio secchio di pittura dalla capienza di 14 litri e versiamoci dentro 4 litri di acqua. Poi prendiamo del cemento scuro del tipo che vi sto mostrando con la freccia gialla e preleviamo da questo sacco una cazzuola colma e la versiamo nell'acqua. Fatto questo, agitiamo bene con la stessa cazzuola allo scopo di sciogliere il tutto. A questo punto prendiamo un sacco di semplice premiscelato come quello che sto prendendo io, che serve insomma per fare l'intonaco, e ne versiamo una quantità tale nel secchio tale da avere un impasto morbido. Un sacco di 25 kg di questo premiscelato costa soltanto 2 euro. Vi consiglio fortemente di utilizzare un trapano miscelatore in questa fase per mescolare bene il tutto. Sciacquate sempre la frusta dopo averla usata, altrimenti sarà un pochettino difficile pulirla dopo. Ok, siamo pronti. Ovviamente prima di procedere bagneremo la parete sulla quale dobbiamo lavorare. Anche i mattoncini rossi devono essere molto bagnati. Io vi consiglierei di immergerli dentro un secchio con dell'acqua e lasciarli dentro. Questi mattoncini di terracotta vengono detti anche mattoncini Santa Maria. Ora con questi vado a creare una striscia decorativa sul muro, al di sotto della quale poi andremo a posare le nostre pietre. Quindi ne metterò uno ad un'estremità, in questo modo. Bene. E poi, prendendo come riferimento il filo di lenza che ho messo all'inizio di questo video, se vi ricordate bene, ne metterò un altro allo stesso livello anche dall'altro lato della parete. A questo punto metteremo un listello di legno momentaneamente sotto questi due mattoncini, in modo da creare un piano dritto sul quale puoi andare a incollare anche gli altri. In questo modo li metteremo tutti in linea e ben dritti. Carissimi amici, vi invito a utilizzare come distanziatore un listello in legno dello spessore di 1,5 cm, come sto facendo in questo momento. In questo modo siamo certi di posare i mattoncini tutti alla stessa distanza. Dopo circa un'ora possiamo rimuovere il listello in legno, in quanto i mattoncini si saranno incollati al muro. Prima di iniziare la posa è importante sciacquare bene le pietre per rimuovere tutta la polvere. Allora amici, finalmente iniziamo la posa. Quindi prenderemo una pietra, metteremo sopra un po' di premiscelato in questo modo, poi l'appoggeremo alla parete, come state vedendo, e daremo un paio di colpi di martello in gomma. Prenderemo un'altra pietra e ripetiamo la procedura. Il martello in gomma che sto utilizzando lo potete trovare in un negozio di ferramenta al costo di 5 o massimo 10 euro.
qualche pietra più pesante possiamo utilizzare qualche chiodo come questo, eccolo qua, in modo da sostenerla momentaneamente fin quando il premiscelato non farà presa. Grazie alla superficie rigata che abbiamo ottenuto con la spatola dentata all'inizio di questo video, se vi ricordate, le pietre a lastre, ossia quelle lapiate, rimangono incollate alla parete dando soltanto qualche piccolo colpo di martello in gomma, mentre invece per i ciottoli e le pietre più grandi ci vuole qualche chiodo per sostenerli momentaneamente. Per posizionare i mattoncini ben dritti dovete utilizzare una livella come questa, eccola qua. Il costo di questa si aggira intorno ai 10 euro. Poiché i mattoncini in marmo sono abbastanza pesanti, ecco, ora ve ne mostro uno. Per sostenerlo allora ci metteremo un paio di chiodi, eccolo qua, questo non è uno. E ora ne mettiamo un altro. La composizione delle pietre è un po' soggettiva, quindi come vi ho detto prima potete posarle un po' come vi pare, in quanto entra in gioco tutta la vostra fantasia. Per ridurre le spese e i costi del lavoro che dovete fare, voglio ribadire il concetto che già vi ho accennato prima, ossia vi conviene tappezzare la maggior parte della parete con la scorza di trani, che sarebbe la pietra che costa di meno, infatti la pagherete intorno ai 10 euro al metro quadrato, e ogni tanto inserite qualcuna delle altre pietre per abbellire, insomma. Tutto questo ovviamente dipende dalla fantasia che vorrete metterci ed anche dalla vostra disponibilità economica. Tra le tante pietre che metterete potrebbe capitarvi sicuramente qualcuna come questa, guardate, con delle belle sfumature di colori. Oppure potrebbe capitarvi qualcuna con delle grosse e vistose imperfezioni come quest'altra. Mi raccomando, posizionatele in modo che queste siano ben visibili, perché sono molto belle da vedere al lavoro ultimato. Per quanto riguarda gli spigoli, alternate la posa delle pietre mettendole in questo modo, ossia ne metterete una sporgente rispetto allo spigolo di 3 o 4 cm e un'altra invece un pochettino più indietro. Per esempio questa qua evidenziata dalla freccia gialla, ecco, noterete che sporge di 4 o 5 cm. Ebbene, a fianco invece ne metterò un'altra più indietro di 4 o 5 cm. La stessa cosa farò con la pietra successiva. Eccola qua. Questa volta invece inverto la posa. La metterò di 4 o 5 cm più indietro rispetto allo spigolo, come mostrato dalla freccia gialla. E poi a fianco invece ne metterò un'altra che sporge di 4 o 5 cm. Molto semplice. Ogni tanto inserite anche qualche grossa pietra come questa,
eccola qua. Come già vi ho accennato prima, queste qua vengono usate dai giardinieri per abbellire le piante. Il costo di ognuna è di circa 1 euro. Ok, la posa è terminata, il continuo di questo tutorial lo vedrete nella seconda parte. Non perdetevelo perché vi spiegherò come riempire le fughe e come pulirle per far esaltare tutta la loro bellezza. Le immagini che state vedendo sono quelle che vedrete nel video successivo. Dovete sapere, carissimi amici, che il trucco per avere un porfido fantastico sta proprio nel curare le fughe e nel trattare le pietre con dell'acido. Per cui guardate il continuo di questo video cercando la seconda parte nei titoli di coda, oppure se preferite in descrizione o direttamente nel mio canale. Bene signori, anche questa volta siamo arrivati alla fine. Spero che avete gradito ciò che vi ho mostrato, e questo me lo potete dimostrare soltanto mettendo un mi piace a questo video ed iscrivendovi anche al mio canale. Beh, allora ci vediamo alla prossima, vi auguro tante belle cose e vi faccio tanti saluti da Napoli. Ciao a tutti!